Dopo Facebook, ora anche Google Plus o Google Plus mi ama. Eh sì, vi ho già parlato ieri o l'altro ieri, cari amici, che Facebook mi ama. Mi ama perché Facebook mi ha dato carta bianca, come la Rai TV ha dato a Bianca Berlinguer il programma Carta Bianca, eh? Sì, c'è proprio il programma Carta Bianca su Rai TV 3, dalle ore 18:30 alle ore 19 circa di tutti i giorni, Bianca Berlinguer, Carta Bianca. Così Facebook, diciamo che mi ha dato carta bianca. Mi ha pure onorato con un video e mi ha dato carta bianca, nel senso che posso taggare ad libitum. Prima mi puniva Facebook, mi puniva, limitava la mia attività, adesso no, io posso taggare ad libitum. E ho spiegato ogni cosa nel recentissimo video intitolato Facebook ed io e Facebook. E la stessa cosa sta accadendo su Google Plus. Perché già in passato ho ricevuto dei messaggi da Google Plus, ho ricevuto dei messaggi che mi dicevano: guarda che tu non puoi pubblicizzare. Non puoi fare pubblicità di te stesso. Non ho capito bene, eh. Mi hanno avvertito per 2 o 3 volte, ma io ho continuato la mia attività perché io pubblicizzo questa roba qua, capite? Io pubblicizzo questa roba qua. E Dante ieri chiamava la cultura il pane degli angeli. E come facevo a pubblicizzare su Google Plus, come facevo a pubblicizzare? Niente, facevo il video, lo pubblicavo su YouTube, lo pubblicavo su Dailymotion, poi lo pubblicavo anche su Facebook, lo pubblico su e poi lo pubblico anche su Google Plus. Poi su Google Plus io ogni volta che carico un video faccio i tag, cioè il video arriva su Google Plus con i tag. Mando il mio video, che so, lo mando a Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, Digita, Pandora, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, lo mando anche agli amici, li taggo tutti, non posso andare oltre un certo numero di tag perché se vado oltre un certo numero di tag, 30-40 tag, sparisce tutto e devo ricominciare da capo. Comunque, io ho sempre fatto così. Ogni tanto Google mi ha avvisato, guarda che non devi fare queste cose, ma io mi sono detto, ma io che, mica è spam, e questo mica è spam questo. Questo si chiama pane degli angeli, non è spam questo qua, capito? Questo non è spam, si chiama pane degli angeli, l'ha detto padre Alighieri, l'ha detto Dante Alighieri che è il padre della lingua italiana. Pane degli angeli, la cultura è il pane degli angeli. Io pubblicizzo la cultura. Pubblicizzo la cultura, cari amici. Però ultimamente mi è arrivato un messaggio molto perentorio da parte di Google Plus, dove c'è scritto: tu fai delle cose poco simpatiche, poco carine. Purtroppo il messaggio non ce l'ho più, non so perché non lo trovo più questo messaggio. Trovo altre cose successive, ma il messaggio originario che mi è arrivato da Google Plus non lo trovo più. Mi dice: tu mandi cose po poco carine, tra l'altro, proprio così. E per cui la tua attività, il tuo account è sospeso, mi pare, sino al 22, al 23 dicembre, sotto Natale. Comunque, se vuoi, puoi fare ricorso. Io ho fatto ricorso, ho detto, ma mica lo so che cosa ho fatto di male.
Non lo so che cosa ho fatto di male, non lo so, boh, non lo so, proprio così ho scritto, non lo so. Mi rispondono e mi dicono no, 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 tu sei sospeso sino a 21, 22, 23 dicembre. Io scrivo di nuovo e loro mi rispondono sì, sì, va bene, abbiamo eliminato la sospensione, abbiamo eliminato la sospensione. Allora io dico, ma siccome io non lo so dove sto sbagliando, non lo so perché io distribuisco il pane degli angeli. Ho detto, guardate, io ho fatto il preside, ho fatto il professore di filosofia e storia nei licei, sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, adesso svolgo questa mia attività sul web, non capisco dov'è che ho sbagliato. E loro mi rispondono, dice sì sì va bene, puoi continuare la tua attività. Allora, cioè la mia attività di caricare i video e poi metterci tutti i destinatari col tag. Corriere della Sera, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, eccetera, 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 eccetera. Però io per sicurezza ho detto, vabbè, adesso mi avete ripristinato l'account, avete detto che posso continuare, cioè avete accettato il mio ricorso. Vabbè, ma ditemi però se io posso continuare a caricare i video su Google Plus mettendoci il tag. Ditemelo, eh. Loro non mi hanno più risposto. Fatto sta che io continuo la mia attività come ho sempre fatto, con tutti i tag, e io ho detto, bah, se loro non mi hanno risposto vuol dire che non ci hanno voluto perdere del tempo a rispondermi. Cioè si vede che loro applicano il principio giuridicamente corretto del silenzio assenso. Io sono sempre stato un grande assertore del silenzio, il silenzio assenso, che è una delle grandi battaglie di Marco Pannella. Cioè se io scrivo alla pubblica amministrazione, tanto per fare un esempio, che devo costruire la casa pubblica amministrazione, comune tra l'Italia, ti informo che io intendo costruire una casetta in località tal di tali, la casetta di tali dimensioni, eccetera, eccetera, eccetera. Dimmi se posso farlo o se non posso farlo. Se l'amministrazione non mi risponde, vuol dire che io la casetta la posso costruire, capito? Questo è il principio del silenzio assenso. Invece fino a qualche anno fa in Italia valeva il principio del silenzio rifiuto. Cioè io faccio una domanda alla pubblica amministrazione che voglio fare una certa cosa. Se la pubblica amministrazione non mi risponde, vuol dire che io quella cosa non la posso fare. E beh, è comodo. È comodo, così la pubblica amministrazione non lavora. Invece è giuridicamente corretto il principio del silenzio assenso. Cioè io pubblica amministrazione ricevo la tua lettera, la esamino, se vedo che la tua lettera non va bene ti rispondo, ti dico no, non la puoi fare quella cosa. Però se io vedo che la tua lettera va bene, io sto fermo e vuol dire che tu quella cosa la puoi fare. Allora Google non mi ha più risposto, per cui io ho pensato che Google adotta il principio giuridicamente corretto del silenzio assenso. E io gli ho detto, senti Google, qua c'è tutta questa storia che mi hai avvisato diverse volte, poi mi volevi sospendere per 20-25 giorni. Poi mi ha detto no, 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 abbiamo esaminato il tuo ricorso, continua tutto come prima. E quindi se Google non mi ha risposto, vuol dire che Google la pensa come Marco Pannella, cioè come i radicali. E tra l'altro ci sono anche delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione.
Manca la legge del Parlamento, però si è già pronunciata la magistratura. La magistratura ha detto che vale il principio del silenzio assenso. È per questo che scrivo che dopo Facebook anche Google Plus mi vuole bene, mi vuole bene, perché io ho ricominciato la mia attività su Google Plus come prima e meglio di prima. Cioè faccio i miei bravi video, li pubblico su i miei canali di riferimento che sono YouTube e Dailymotion. Poi pubblico su Facebook con una bella marea di tag e poi pubblico anche su Google Plus con altra marea di tag, perché su Google Plus con i tag io posso raggiungere i giornali, non solo gli amici, ma anche i giornali. Ah, lo posso fare anche su Twitter questo, eh. Twitter non mi ha mai posto dei problemi, per dire la verità. Su Twitter io posso pubblicizzare i miei video alla grande, su Twitter raggiungo tutte le agenzie giornalistiche. Ecco, cari amici, questa è la situazione. E dopo Facebook, ora anche Google Plus mi vuole bene, per cui io invito i responsabili italiani di Facebook e di Google Plus a questa mia Lectio Magistralis che si terrà a Firenze, 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 mercoledì 11 gennaio 2017. Il tema della conferenza è passaggio dal matriarcato al patriarcato. Vedete Firenze, vedete? Via Bettino Ricasoli, numero 7, Firenze, ingresso gratuito. Però è opportuno fare la prenotazione perché ci sarà il pienone. Ok, cari amici? Ok? Bene, io divulgo la cultura. Vedete, divulgo la cultura, Dante Alighieri definiva la cultura pane degli angeli. E più ne circola di pane degli angeli, meglio è. Non vi pare, cari amici? Non vi pare? Ok. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.